Le 18.30, buon inizio di settimana in compagnia di TG 2000, un crimine vile e insensato. Papa Francesco ha definito così questa mattina l'attentato che ieri in Pakistan ha provocato la morte di oltre 70 persone. Nelle sue parole un forte appello alle autorità del paese a compiere ogni sforzo per ridare sicurezza alla popolazione e alle minoranze religiose più vulnerabili. Allora, subito in Piazza San Pietro, da Cristiana Caricato, bentrovata Cristiana. Quanto manca? Buonasera da Piazza San Pietro, la Pasqua insanguinata del Pakistan nel cuore, nelle parole del Papa che questa mattina a Regina Celi, la preghiera mariana che durante il tempo pasquale sostituisce l'Angelus, ha condannato quello che ha definito un crimine vile e insensato. Le vittime, soprattutto le donne e i bambini morti nel parco di Lahore, sono stati ricordati dal Papa, che ha invitato a pregare per la minoranza cristiana duramente colpita dai terroristi talebani, ma ha anche invitato la comunità civile e le componenti sociali del Pakistan perché si adoperino per ridare sicurezza e serenità alla popolazione. Ancora una volta il Papa ha ribadito il suo no alla violenza e all'odio omicida, ma sentiamo proprio dalla voce commossa del pontefice il suo appello per la pace nel paese orientale. Ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato che ha fatto strage di tante persone innocenti, per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana, specialmente donne e bambini, raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti da questo crimine vile e insensato, e invito a pregare il Signore per le numerose vittime e per i loro cari. Faccio appello alle autorità civili e a tutti le componenti sociali di quella nazione perché compiano ogni sforzo per ridare sicurezza e serenità alla popolazione e in particolare alle minoranze religiose più vulnerabili. Ripeto ancora una volta che la violenza e l'odio omicida conducono solamente al dolore e alla distruzione. Il rispetto e la fraternità sono l'unica via per giungere alla pace. La Pasqua del Signore susciti in noi, in modo ancora più forte, la preghiera a Dio, affinché si fermino le mani dei violenti che seminano terrore e morte, e nel mondo possano regnare l'amore, la giustizia e la riconciliazione. Preghiamo tutti per i morti di questo attentato, per i familiari, per le minoranze cristiane, etniche di quella nazione. Ma nonostante il dolore per la strage di Lahore, il Papa non ha rinunciato a testimoniare la gioia per la Pasqua appena vissuta, per la risurrezione di Cristo. Nel lunedì dell'Angelo non solo la spiegazione della preghiera del Regina Celi, ma anche il conforto e l'intensità dell'annuncio pasquale, che permette di guardare in modo nuovo, ha detto al Papa, anche ai momenti più bui come quello che vive in questo momento l'umanità. Allora io vi lascio al servizio, poi la linea può ritornare allo studio.
La vita ha vinto la morte, la misericordia e l'amore hanno vinto il peccato. Il sepolcro vuoto porta dentro il grande mistero della resurrezione del Signore nel lunedì dell'Angelo, Papa Francesco, introducendo Regina Caeli, la preghiera mariana che nel tempo pasquale sostituisce l'Angelus, invita ad aprirsi attraverso la fede e la speranza al nuovo e meraviglioso orizzonte spalancato da Cristo risorto. E noi sappiamo che la fede e la speranza sono un dono di Dio e dobbiamo chiederle: Signore, dammi, dacci la fede, dacci la speranza, ne abbiamo tanto bisogno. Cristo è davvero risorto. La sequenza pasquale per il Papa diventa l'annuncio di gioia per il mondo, così come era stata la molla che aveva spinto gli apostoli ad annunziare il Vangelo, un'espressione che invita l'intera piazza a ripetere. Ricordate sempre quella bella espressione della liturgia: Cristo, mia speranza, è risorto. La diciamo 3 volte tutti insieme: Cristo, mia speranza, è risorto. La certezza della resurrezione farà guardare con occhi nuovi, spiega il Papa, ogni avvenimento della vita, trasformando momenti bui e fallimenti in nuove possibilità di cammino. Proprio la resurrezione è la piena rivelazione della misericordia, la forza che opera nella storia. E la fede rocciosa di Maria, testimone della passione e della resurrezione di Gesù, deve aiutare ad incarnare il messaggio pasquale nella vita quotidiana. Ecco la ragione della preghiera del Regina Caeli, ma non basta. Farà bene a tutti noi leggere ogni giorno un brano del Vangelo in cui si parla dell'evento della resurrezione. 5 minuti, non di più, si può leggere un brano del Vangelo. Ricordatevi di questo. Un Pakistan dunque in lutto dopo la strage che ieri ha insanguinato il giorno di Pasqua, a provocarla un kamikaze imbottito con circa 20 kg di esplosivo. Nel servizio di Pierluigi Vito la ricostruzione di quanto avvenuto in queste ultime ore, a seguire la testimonianza dell'arcivescovo di Lahore, capace di scoprire in mezzo a tanto male chiare tracce di bene. Vediamo. Volevano colpire i cristiani, hanno ucciso donne e bambini, anche musulmani. Tutti innocenti. L'esplosione che ieri ha fatto strage nel parco Gulshan e Iqbal di Lahore ha investito famiglie che cercavano un momento di festa e spensieratezza nel giorno di Pasqua, per la prima volta riconosciuto come festivo dal governo del Punjab. Per questo il parco era particolarmente affollato. 72 morti, oltre 300 feriti è il bilancio delle autorità pakistane. Sicuramente almeno 30 i bambini che hanno perso la vita. Abbiamo commesso l'attentato perché i cristiani sono un nostro obiettivo e ne faremo altri di questo tipo in futuro. È la rivendicazione del gruppo talebano locale Jamaat Ul-Ahrar, il cui portavoce Ehsanullah Ehsan ha minacciato altri possibili attacchi contro le infrastrutture dello Stato, le scuole e le università. Il premier pakistano Nawaz Sharif è subito giunto a Lahore per visitare i feriti e seguire personalmente le indagini. Già 15 gli arrestati, tra cui 3 fratelli del kamikaze, identificato nel 28enne Yusuf Farid. L'attentato è stato interpretato come una rappresaglia contro la condanna a morte, eseguita il mese scorso, di Mumtaz Kadri, reo confesso dell'omicidio, nel 2011, del governatore del Punjab, Salman Taseer, ucciso per la sua lotta contro la legge antiblasfemia e impegnato nella difesa della cristiana Asia Bibi, detenuta da quasi 7 anni con l'accusa di aver offeso il profeta Maometto. L'impiccagione di Kadri aveva suscitato proteste di frange estremiste in diverse città del Pakistan e oggi nella capitale Islamabad le voci più intolleranti sono tornate ancora ad alzarsi in spregio a ogni lutto, con la volontà di imporre al governo un memorandum in 10 punti. Fra questi, accelerare l'esecuzione della condanna a morte di Asia Bibi, la promessa formale che la legge sulla blasfemia non verrà mitigata, la piena introduzione in Pakistan della Sharia e il riconoscimento di Kadri come un martire. Monsignor Shaw, sa dirci quante sono le vittime cristiane? È ancora molto difficile saperlo, perché qui ci sono molti nomi simili e comuni. Ancora non si può dire chi siano i cristiani e i musulmani.
Questa mattina, dopo le preghiere, verso le 11, insieme ad alcune suore e ad altre persone impegnate nel dialogo interreligioso, siamo andati negli ospedali e lì ci hanno comunicato che c'erano stati una settantina di morti, anche bambini molto piccoli, alcuni di 6 e 7 anni. Nelle nostre parrocchie abbiamo già celebrato i funerali. C'erano madri che avevano perso i mariti o i figli. È stato molto difficile provare a consolare queste famiglie. Cristiani, musulmani, siamo andati da tutti quelli che soffrivano. E loro sono stati contenti della nostra compagnia. Noi gli abbiamo assicurato che Gesù Cristo è con loro. E anche lui, quando camminava con addosso la croce, è caduto 3 volte, ma ogni volta si è rialzato. Io sono il presidente della commissione per il dialogo interreligioso dei vescovi pakistani. Subito ho convocato una riunione della commissione per capire come sia possibile creare pace. So che è molto difficile, che abbiamo davanti un cammino arduo, ma dobbiamo lavorare sodo per costruire una società in pace e in armonia. Anche le persone musulmane, tutta la società è rimasta scioccata dall'attentato. Ieri sera tutti i dottori sono stati subito richiamati al lavoro, ma anche tanta brava gente, musulmani e cristiani, tanti giovani, sono corsi a donare sangue. E c'erano anche tanti alunni musulmani che studiano nelle nostre scuole cattoliche. Hanno agito insieme, non da cristiani o musulmani, ma forse per la prima volta la gente ha operato come un'unica nazione pakistana. Dal Pakistan al Belgio prosegue a Bruxelles la caccia al terzo uomo ripreso dalle telecamere interne dello scalo di Zaventem con gli altri 2 terroristi kamikaze, Faikal Shefu, il giornalista sospettato, arrestato giovedì scorso, è stato infatti rilasciato. Da chiarire la posizione dell'algerino arrestato a Salerno che dichiara: non sono un terrorista. Antonio Sobiero. L'uomo col cappello non ha più un nome. Faisal Shefu, il giornalista freelance con precedenti penali, arrestato giovedì scorso e accusato di essere il terzo uomo del comando che 2 giorni prima si è fatto esplodere a Zaventem, è stato rilasciato per mancanza di prove. Confermati invece gli arresti di altri 3 presunti terroristi catturati nei raid a Bruxelles e Anversa. Poco prima del rilascio di Shefu, la polizia belga aveva ripubblicato sul sito internet il video nel quale un uomo con cappello, occhiali e giacca bianca e accanto ai kamikaze Ibrahim al-Bakrawi e Najim al-Akrawi. Gli inquirenti si appellano a tutti per dare un'identità all'uomo con cappello e occhiali. Ma altre novità sul fronte delle indagini giungono dalla Grecia che, se confermate, creerebbero ulteriore imbarazzo all'apparato di sicurezza belga. Secondo l'emittente televisiva greca ERT, Bruxelles aveva ricevuto l'informativa delle mappe dell'aeroporto di Zaventem ritrovate nell'appartamento di Atene di Abaoud, la mente delle stragi di Parigi, morto nel blitz di Saint-Denis. Le mappe sono state ritrovate durante le perquisizioni di gennaio 2015 alle quali dovevano partecipare inquirenti greci e belgi, ma la collaborazione saltò e i belgi chiesero ai greci di procedere da soli. E mentre sale a 35 il bilancio delle vittime, 31 morti nei siti degli attentati e 4 negli ospedali, in Italia Jamal Eddin Ouali, il 40enne algerino arrestato sabato scorso in provincia di Salerno con l'accusa di aver fatto parte di una rete che produceva falsi documenti che sarebbero stati utilizzati da alcuni dei terroristi delle stragi di Parigi e Bruxelles, si difende. Non sono un terrorista, non so nulla di terrorismo e neppure di documenti falsi, ha dichiarato l'uomo. Infine, sempre dall'Italia si apprende che Khalid al-Bakrawi, il kamikaze della stazione della metropolitana di Malbec, è transitato nell'estate 2015 nel nostro paese, diretto in Grecia, dove probabilmente si è incontrato con Salah Abdeslam e Abaoud. Tra il 23 e il 24 luglio al-Bakrawi ha soggiornato in alberghi, ha preso 2 voli aerei da Bruxelles a Treviso e da Venezia ad Atene e nessuno ha pensato di fermarlo nonostante fosse già noto per rapina a mano armata, associazione a delinquere, furto d'auto e porto illegale di armi. Spostiamoci adesso al confine fra Grecia e Macedonia, ai Domeni, dove anche a Pasqua continua l'attesa dei migranti che sperano di passare la frontiera, con la tensione che resta alta visto che è iniziato lo sgombero del campo dopo le decisioni dell'Unione Europea. Intanto continuano i salvataggi nel Mediterraneo. Federico Plotti.
Il volto di Idomeni è sempre lo stesso, è quello di queste persone, uomini, donne, soprattutto dei tanti bambini che con i loro genitori sognano un futuro nell'Europa più ricca. Bambini come quello che qualche giorno fa dal campo profughi al confine tra Grecia e Macedonia chiedeva scusa per gli attentati di Bruxelles. E una risposta è arrivata, ma non da un governo, non da un'istituzione, ma da un papà e da sua figlia. Vicino al memorial, davanti alla borsa della capitale belga, i due tengono in mano un altro cartello che recita «Sorry for you too, from Bruxelles». Scusa anche a te perché l'Europa ti ha lasciato da solo. È stata una Pasqua amara per le persone accampate. Un giorno identico a tutti gli altri trascorso nell'attesa di una buona notizia, aspettando che qualcosa finalmente cambi. Ma per ora non si passa. La polizia presidia ancora in forza il confine. Indietro nessuno vuole tornare. Difficile chiederlo, imporlo a chi scappa da guerra e miseria, a chi ha investito tutto fino all'ultimo spicciolo nella speranza di una vita migliore. Ma l'accordo tra Unione Europea e Turchia prevede anche questo per chi è già arrivato in Grecia. Per tutti gli altri, per chi ci sta provando in queste ore, la strada è ormai chiusa. Nelle immagini vediamo la guardia costiera turca che intercetta e blocca 51 migranti nel braccio di mare di fronte all'isola greca di Lesbo. In migliaia premono per entrare in Europa, dai Balcani ma anche dal Mediterraneo. Nelle ultime 48 ore, in diversi soccorsi, centinaia di persone sono state salvate da barche e gommoni alla deriva nel canale di Sicilia. 730 migranti arriveranno domani a bordo di una nave norvegese nel porto di Pozzallo. Ve lo stiamo raccontando, lo Stato islamico in Europa continua a seminare terrore mentre in Siria e in Iraq perde terreno. L'area archeologica di Palmira in Siria, per un anno rimasta sotto il controllo dell'ISIS, è stata infatti riconquistata dalle forze di Assad, mentre in Iraq l'esercito si prepara a lanciare una nuova offensiva contro le truppe del califfato a sud di Mosul. Massimiliano Cocchi. Il volo di un drone mostra l'antica città di Palmira, appena riconquistata. Questo è il teatro romano che i tagliagole dell'ISIS per mesi hanno usato per mettere in scena il brutale spettacolo delle esecuzioni, e a vederlo così dall'alto non sembrerebbe troppo danneggiato. Questa è invece una foto satellitare scattata più di un anno fa del Tempio di Bel. Questo è lo stesso tempio fotografato più recentemente, gran parte è andato distrutto, così come è stato distrutto l'Arco di Trionfo. Il sito archeologico di Palmira, patrimonio dell'UNESCO, è rimasto sotto il controllo del cosiddetto Stato islamico dal maggio del 2015 fino a due giorni fa, quando dopo tre settimane di combattimenti l'esercito regolare siriano, grazie all'appoggio aereo dei cacciabombardieri russi, è riuscito a riprendere il controllo della città. Ci aspettavamo di peggio, invece possiamo dire che in generale il sito è in buone condizioni, ha detto il direttore dei siti archeologici siriani. Per riportarlo all'antico splendore serviranno però almeno 5 anni di lavori e bisognerà cominciare da rimuovere le trappole esplosive che i jihadisti, prima di ritirarsi, hanno seminato ovunque. È una vittoria importante quella di Palmira, perché conferma che tra la Siria e l'Iraq le squadracce dell'ISIS sono in difficoltà. In Iraq da giorni i peshmerga curdi hanno intensificato gli attacchi sulla piana di Ninive a nord e nella zona di Makmur a sud. L'obiettivo, spiega questo ufficiale, è stringere una tenaglia attorno a Mosul, la roccaforte di al-Baghdad in Iraq. Proprio la città di Mosul è il bersaglio grosso che la coalizione internazionale a guida statunitense e le truppe curde hanno messo ormai nel mirino. I piani preparati tra Washington, Baghdad e il Kurdistan iracheno prevedono la riconquista della terza città del paese entro la primavera. Con Augusto Cantelmi torniamo sul caso Regeni. Dopo l'ennesima dubbia ricostruzione, l'Egitto prova adesso a cambiare rotta. La pista di una banda di criminali non sarebbe l'unica al momento seguita dagli investigatori egiziani. Le indagini sono ancora in corso, smentendo tutte le verità finora rivelate. Il ministro dell'interno egiziano, il generale Abdel Karim, prova a correggere con molta fatica la rotta finora seguita sull'omicidio Regeni. E la conferma arriva anche dal contenuto di una lunga conversazione telefonica tra il procuratore generale egiziano e quello di Roma, Giuseppe Pignatone. La pista di una banda di criminali dietro l'omicidio di Regeni non sarebbe l'unica seguita dagli investigatori egiziani. Il 5 aprile tutti gli atti dell'indagine verranno consegnati al PM italiano dalla procura egiziana. Dopo l'ennesima dubbia ricostruzione, l'Egitto manifesta così la volontà di collaborare, come promette il ministro degli esteri Sameh Shoukry, ma la prudenza non è mai troppa con il regime del Cairo, anche perché l'escalation della repressione in Egitto con l'uso della tortura e di omicidi, tra cui quello del giovane ricercatore italiano, sono stati denunciati anche in una lettera inviata da esperti americani sul Medio Oriente al presidente Barack Obama. Ma il caso Regeni continua a scuotere la politica
politica italiana. Nessuna verità di comodo, le parole di Renzi, cui fanno eco quelle del Presidente della Camera Boldrini. Domani al Senato invece ci sarà una conferenza stampa dei genitori di Regeni, mentre le opposizioni vanno all'attacco dell'esecutivo. Il pentastellato Di Battista chiede al Ministro degli Esteri Gentiloni di riferire al più presto in Parlamento. Cambiamo argomento, parliamo di Don Enrico Torta, il parroco di Dese vicino a Venezia, che dopo essersi occupato di usura a 78 anni guida e sostiene gli azionisti correntisti della Popolare di Vicenza che hanno visto svaporare i risparmi. Lo abbiamo incontrato. È un prete in trincea, Don Enrico Torta, parrocchia di Dese, piccolissima frazione del comune di Venezia. In una territorialità difficile, come sta diventando quella veneta, assediata da una crisi che non se ne vuole andare, suicidi, immigrazioni e nuove povertà, Don Enrico combatte da anni a fianco dei piccoli risparmiatori defraudati dei loro patrimoni. Da semplice guida spirituale, Don Enrico è divenuto attivo e instancabile portavoce di un esercito che ormai a Nord-Est conta decine di migliaia di persone, da Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza. Mi arrivano telefonate continuamente di povera gente che è veramente depressa, a cui è stata portata via la qualità della propria esistenza, che piangono. Qualcuno ha detto anche: io se non riesco a ricevere i soldi che ho ottenuto per tutta la vita, io mi tolgo la vita. Quindi situazioni gravissime. Non è questione qua di denaro, qua è questione di sopravvivenza di gente. In prima linea all'assemblea o dal pulpito della sua chiesa di Dese, Don Enrico è una presenza costante, un Robin Hood, come effettivamente è già stato chiamato, per i nuovi poveri che non hanno voce. Bisogna che sentano che siamo vicini a loro col cuore, con i sentimenti e con quello che possiamo anche fare, perché siamo stati invitati anche a fare delle azioni per aiutare qualcuno, con l'aiuto anche di persone, di amici, eccetera. Però il problema grosso è aiutarli a credere ancora. Non ha una laurea in scienza della finanza Don Enrico, piuttosto si è laureato all'Università del Buonsenso e della Coscienza Civica. Talenti che, uniti al rispetto per la sua età, gli permettono di gridare una verità evidente agli occhi di tutti, ovvero che qui qualcuno, gli ultimi, i più fragili, è stato fregato. Misericordia sì, ma prima ancora la giustizia. In chiusura, in questo lunedì dell'angelo che ricorda l'annuncio dell'angelo appunto alle donne di fronte al sepolcro, nel nostro TG Post firmato Cristiana Caricato, di cui vediamo subito una piccola anticipazione, andiamo a Betlemme, dove nella Basilica della Natività i lavori di restauro stanno riportando alla luce i mosaici e gli antichi splendori del Tempio Costantiniano. Allora, dunque, vi auguro buona visione e naturalmente TG2000 torna domani. Buona serata.